Per le Marche il quadro che emerge è quello di una regione con gli anticorpi capaci di respingere i tentacoli mafiosi, ma affiaccata dalla crisi economica e anche finanziaria con il tracollo di Banca Marche, crisi alle quali sono seguite il sisma del 2016 e poi la pandemia. Non dobbiamo consentire alle mafie di entrare neanche con un euro nelle attività economiche presenti, dice il procuratore antimafia Federico Caffiero De Rao ad Ancona per la firma di un protocollo apripista tra DDA, Procura Generale della Corte di Appello di Ancona, Procura Distrettuale e quelle circondariali per rafforzare la condivisione di informazioni di indagine su reati spia di crimine organizzato o terrorismo. Un atto importante che sarà uno degli ultimi per il procuratore Sottani, che dal 12 maggio sarà alla guida della Procura di Perugia. Ci sono reati spia nelle Marche. Qualche segnale, però non vorrei lanciare allarmismi fino a che non ci sono indagini che non hanno accertato. Sicuramente ci sono alcuni segnali che vanno visti con attenzione, però per adesso il pericolo maggiore non credo che sia l'occupazione violenta del territorio come avviene con racket da parte della criminalità, ma sia quell'occupazione silenziosa molto più pericolosa con il riciclaggio di denaro. Su quello già ci sono state indagini che hanno appurato delle situazioni a rischio. E evitare che le attività economiche portate avanti sul territorio vengano fagocitate dal denaro dei mafiosi. E per fare questo non è sufficiente una verifica sulla titolarità delle attività economiche, ma è necessario verificare se dietro quella titolarità si mantiene effettivamente quella medesima gestione o se invece la titolarità è solo apparente, perché nel frattempo se ne è impossessata la mafia stessa. Poi massima attenzione sull'utilizzo dei fondi comunitari, in particolare alle somme ingenti in arrivo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra pochi giorni entrerà in funzione la Procura Europea, il Procuratore Europeo, che avrà un'attenzione particolare per i fondi comunitari. Questo significa che bisogna lavorare ognuno secondo le proprie competenze in un lavoro di squadra.